Banana. Sì, per chi volesse saperlo, sono i Tic Tac dei Minion al gusto banana. Quanto sono carini. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, nuovo video e oggi sono troppo contenta perché questo è il primo video tag che ho creato. Ad aiutarmi a crearlo è stato Arnold, quindi lo ringrazio tantissimo, grazie. E c'è un motivo, ho scelto questo sfondo giallo e mi sono fatta questi codini buffosi perché il mio tag è il Minion Book Tag. Ho deciso di creare questo tag perché cercando in rete non ho visto nessuno che l'aveva fatto, quindi ho deciso di associare alcuni elementi del film dei Minion, quello uscito ad agosto nelle sale cinematografiche, ad alcune domande sui libri. Sono troppo gasatissima perché è il primo video tag che creo io e mi piace da matti come è venuto fuori e sono tanto contenta di condividerlo con voi, quindi spero che qualcuno di voi abbia voglia di farlo. Vi lascerò in questo caso le domande qua sotto nell'info box, ma partiamo subito, sono 14 domande e partiamo con la prima. Colore giallo, un libro dalla copertina gialla. Per questa categoria ne ho scelti due. Il primo è Rebel di Alexandra Dornetto. Ho scelto questa qui perché appunto ha lo sfondo giallo e ho scelto questo perché è un fantasy che tratta di angeli, molto carino, molto tenero, e ve lo consiglio se siete un appassionato di questo genere, ovvero gli angeli, i demoni e cose così, e quindi io ve lo consiglio perché è molto carino. Altro libro che vi consiglio dalla copertina gialla è Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo, la battaglia del labirinto di Rick Riordan, e mi pare il quarto volume della saga di Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo. Mi è piaciuto tantissimo, come tutta la saga di Percy Jackson, che vi consiglio caldamente di leggere perché è una saga veramente fantastica, e è questo qui dalla copertina gialla come potete vedere e niente, ve lo consiglio tantissimo. Seconda domanda, Minions, ovvero aiutanti. L'aiutante di un protagonista che in realtà combina solo guai. Ho scelto per questa domanda Harry Potter e la pietra filosofale. Perché? Perché Ron, nonostante sia un personaggio veramente adorabile, ne combina spesso di tutti i colori, non tanto per incapacità sua, ma proprio per sfiga. Tutte le varie cose che gli succedono fanno morire dal ridere, specialmente quando gli succede di tutto e di più e fa capitare il mondo ai suoi amici. Per cui ho scelto Ron di Harry Potter e niente, l'aiutante combina guai per eccellenza. Terza domanda, grandi e piccoli. Un libro spesso e un libro sottile ancora da leggere. Per il libro sottile ho scelto questo The Selection di Kiera Kass, edizione della Pickwick, quindi è piccolino ed è anche molto sottile. Contiene infatti sulle 280 pagine, se non erro, sì, e quindi è il più piccolo che ho ancora da leggere, e quindi questo qui, fatemi sapere se l'avete letto qua sotto che cosa ne pensate, anche se ho sentito dire che comunque è una lettura leggera, ma niente di assurdo. Per il libro più spesso che ho ancora da leggere, è veramente un mattone, preparatevi, si tratta di Inheritance di Christopher Paolini, l'ultimo della saga di Aragorn, ed è gigante, sono 880 pagine se non ricordo male, no 830, stavo scherzando, ed è qualcosa di gigantesco. Io non so se riuscirò mai a leggerlo o se avrò mai la voglia e il tempo di leggerlo. Comunque questo qui, fatemi sapere anche se voi l'avete letto. Ho sentito un po' di pareri negativi su quest'ultimo volume, quindi fatemi sapere, perché Christopher Paolini ha una scrittura veramente lenta, veramente noiosa, e quindi affrontare una lettura del genere deve essere proprio folle. Quindi fatemi sapere se ne vale la pena. Quarta domanda, Bob. Un personaggio con caratteristiche fisiche particolari. Sappiamo tutti, più o meno chi ha visto il film, che Bob ha la particolarità dell'eterocromia, ovvero il colore diverso degli occhi. Quindi quale libro migliore se non Grisling di Christine Cashore? Questo volume qui, in cui appunto i personaggi hanno il colore degli occhi differenti proprio perché ognuno di loro possiede un dono molto particolare e un potere veramente speciale. È una di quelle poche storie che ho letto e che mi sono rimaste impresse tantissimo perché è veramente stupenda e fatta benissimo. Ne è uscita una trilogia, nonostante voi possiate leggere tranquillamente questo libro senza
dover leggere per forza gli altri, perché trattano tutte storie separate. Quindi io vi consiglio almeno di leggere questo e sono sicura che vi appassionerete allo stile di scrittura della Cashor, perché è veramente bello, nonostante un pochettino lento riesce a catturare il lettore in un mondo meraviglioso, quindi ve lo consiglio. Quinta domanda: Kevin, un personaggio che con la sua intelligenza riesce a risolvere ogni situazione. Per questa domanda ho scelto due risposte possibili. La prima è l'Accademia dei Vampiri, quindi Rose Hathaway, la protagonista. Perché? Perché nonostante sia famosa per la sua forza fisica, per le sue capacità di combattimento, secondo me Rose Hathaway è una eroina anche molto molto intelligente. Questo perché riesce a risolvere ogni situazione, anche le più difficili, senza per forza ricorrere alla forza fisica, ma utilizzando proprio il cervello. Ed è una di quelle poche protagoniste che mi è piaciuta completamente, sia per la sua testa che per la sua prestanza fisica, perché comunque è veramente brava anche a combattere e oltretutto è veramente intelligente, quindi è una protagonista adorabile e di cui non potrete fare a meno di innamorarvi, perché è veramente una protagonista degna di questo nome e con un cervello che funziona. Quindi assolutamente Rose Hathaway, perché secondo me è azzeccatissima come uno dei personaggi più intelligenti di cui abbia mai letto. Altro protagonista secondo me molto intelligente è Thomas di Maze Runner, il labirinto di James Dashner. Questo libro io ce l'ho ancora in lettura, infatti sono a più di metà, però non l'ho ancora finito. Nonostante questo però mi sono già fatta un'idea tutta mia sul protagonista, perché è un ragazzo curioso e interessato al mondo che lo circonda, anche perché è un mondo totalmente nuovo per lui, che appunto non conosce, ed è un ragazzo che con la sua intelligenza cerca di risolvere la situazione che molte altre persone non sono riuscite a risolvere nel corso di molti anni. E secondo me è un protagonista veramente molto intelligente e che sa usare il cervello molto meglio di altri, quindi anche questo secondo me è un protagonista fantastico. Sesta domanda: Stewart, un personaggio trasgressivo e ribelle. Ne ho tantissimi di personaggi caratterizzati in questo modo, però una in particolare faceva il caso mio, e si tratta della protagonista dei Regni di Nashira. Principalmente il primo, perché io ho letto solo questo per ora, ed è appunto la protagonista Talita, una ragazza che fin dall'inizio si ribella al padre, si ribella alle sue ideologie, si ribella alla sua città per sostenere le sue idee, per sostenere ciò che crede, ed è una protagonista ribelle da questo punto di vista. Per questo ho scelto Talita, perché protagonista più cocciuta e più ribelle di lei non l'ho mai trovata, e farebbe di tutto per andare contro agli altri, veramente. Ed è per questo che ho scelto Talita, perché veramente dall'inizio alla fine di questo volume la protagonista si ribellerà a tutti praticamente, e quindi non potevo non scegliere lei. Settima domanda: Gru, il cattivo di un libro che non sembra poi così cattivo. Questa domanda potete intenderla come più vi piace, ma io l'ho intesa di scegliere un protagonista che solo in apparenza era cattivo, diciamo, ma che in realtà risulta essere tutt'altro, e quindi ho scelto Black Eyes di Becca Fitzpatrick. Questo perché, senza farvi troppi spoiler, perché non voglio rovinarmi questa meravigliosa storia, vi dico soltanto che uno di questi cattivi che sono presentati in questo libro non è così cattivo, anzi risulta essere una delle persone più buone di tutto il romanzo, e veramente mi ha stupito, perché veramente le mie idee si sono ribaltate nell'arco di poche pagine quando ho capito le sue intenzioni e le sue motivazioni. E questo è solamente un cattivo che in realtà ha solo il nome di cattivo, perché in realtà non lo è, quindi assolutamente Black Eyes. Ottava domanda: Scarlet Sterminator, un cattivo diventato un criminale a causa di un'infanzia difficile. E io non potevo non mettere Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Questo perché principalmente in questo volume c'è il cattivo che è lampante quanto sia stato spinto a fare tutto quello che ha fatto, diciamo, tutte le cose brutte che ha fatto, per un motivo, ovvero per alcuni problemi familiari che ha avuto, cosa che comunque hanno avuto un po' tutti, però lui in particolare ne ha risentito, diciamo. E proprio per questi problemi familiari è stato spinto a fare delle brutte azioni, delle brutte cose. Per chi non avesse mai letto questa saga di Percy Jackson, io vi consiglio assolutamente di leggerla, perché è una saga che merita tantissimo, soprattutto per lo stile di scrittura dell'autore Rick Riordan, che è
fenomenale, veramente spettacolare. E non vi sto a dire chi è il cattivo, perché dovete scoprirlo leggendo, però chi l'ha letto lo sa benissimo di chi parlo, ed è un cattivo che comunque rimarrà fino alla fine della prima saga, e quindi assolutamente questo, e vi consiglio di leggere questa saga. Nona domanda, banana! Un libro che è diventata la tua ossessione. E io non potevo non citare Angel Fall, ovvero L'angelo caduto di Susan E. Un libro semplicemente stupendo, l'inizio di una trilogia veramente spettacolare. Sto aspettando il terzo volume con un'ansia pazzesca, perché voglio assolutamente sapere come va avanti, come finisce questa storia spettacolare, in cui i primi due volumi mi hanno completamente catturata e trascinata in questo mondo veramente stupendo, descritto stupendamente, una trilogia che veramente io ho apprezzato tantissimo. Ora sto aspettando l'ultimo, però sono sicura che non mi deluderà affatto. Ho grandissime aspettative. Eh sì, è diventata la mia ossessione, perché amo i personaggi, amo la storia, amo l'ambientazione, amo la trama, amo tutto, tutto, tutto di questo libro. Io ve lo consiglio assolutamente. Decima domanda, armi speciali. Dei personaggi con doti particolari. Ho letto tantissimi libri con personaggi con doti molto particolari, forse quasi tutti i miei libri, però ne ho scelto uno. E si tratta di Regina Rossa di Victoria Heveyard. Questo libro stupendo, meraviglioso, che a me è piaciuto tantissimo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Semplicemente di cosa parla? Parla di argentei e rossi. I rossi sono persone normali come noi, gli argentei hanno tutti dei doni molto particolari e delle capacità sovrannaturali. Specialmente la nostra protagonista, scopriremo avere un potere veramente stupendo, veramente wow, e io l'ho amata tantissimo. È stata veramente una lettura piacevole, gradita, e non potevo non mettere questo come risposta, perché persone con poteri sovrannaturali, assolutamente loro. Undicesima domanda, Londra, un libro in lingua inglese. L'unico che possiedo effettivamente, e quindi vi devo mostrare per forza questo anche se non l'ho letto, ed è City of Evenly Fire di Cassandra Clare, ovvero il sesto volume della saga Shadowhunter. Vabbè, cosa c'è da dire su questo libro? Lo conoscete tutti, sapete tutti di cosa parla, è stupendo ed è l'unico in lingua inglese che possiedo, e a parte la sua copia in edizione economica. E quindi questo qui. Dodicesima domanda, viaggio, un personaggio che intraprende un lungo viaggio. Per questa domanda ne ho scelti ben due. Il primo è Il Signore degli Anelli di Tolkien. Come non poter scegliere questo libro, che praticamente sono tre libri che parlano della stessa cosa, ovvero di un viaggio per distruggere l'anello. E quindi sì, sono mille pagine che parlano solo di un viaggio, quindi io direi, come non mettere questo? La storia è interminabile. E l'altro volume è questo, Il maestro degli inganni della scacchiera nera di Miki Monticelli. Questo libro qua, che non vi mostro molto spesso, devo essere sincera, però vabbè, ve lo mostro in questo caso. In questo libro in particolare, che è l'ultimo della saga, ma bene o male in tutta la saga della scacchiera nera, i personaggi compiono un lunghissimo viaggio, un viaggio sia alla scoperta di un mondo completamente nuovo per loro, sia alla ricerca di chi sono veramente. È una storia veramente bellissima, a me è piaciuta tantissimo e ha qualcosa in più. A me ricorda tantissimo il film Jumanji, perché appunto sembra ricondurre a quello, e niente, sono molto affezionata a questa trilogia perché mi piace tantissimo e ve la consiglio tantissimo. I personaggi sono fantastici e appunto hanno un processo di crescita veramente veramente forte. Tredicesima domanda, epoche, un libro con salti temporali in altre ere. Non ho letto molti libri che trattano di viaggi nel tempo e per questo ho ben poco da mostrarvi. Comunque io vi mostro Red di Kerstin Gier, il primo della saga della trilogia delle gemme, e appunto chi non conosce questa saga, o comunque chi non conosce almeno la trama di questa saga, praticamente parla di Gwendolyn, una ragazza che ha ereditato il gene della viaggiatrice nel tempo, e lei, grazie al suo sangue e all'aiuto di altri personaggi, è in grado di viaggiare nel tempo in diverse ere e visitare posti fantastici di epoche vittoriane, che io tipo, oh che bello, che figata.
e quindi questo qui. Ultimissima domanda, Expo Cattivi, un epico scontro finale. Finora lo scontro finale più epico di cui io abbia mai letto è stato soltanto uno che proprio mi ha conquistato completamente, ma mi ha proprio devastato, e si tratta di Harry Potter e i doni della morte. C'è qualcosa da aggiungere, è qualcosa di fenomenale alla fine, è stupendo, è Harry Potter, ragazzi. Quindi per me Harry Potter ha la conclusione e lo scontro finale più avvincente che ci possa mai essere. Vi consiglio di leggere la saga se non l'avete mai fatto, perché Harry Potter, ragazzi, è qualcosa di superiore a tutto il resto. Bene ragazzi, questo era il mio tag, spero che vi piace, che lo rifarete anche voi, perché io mi sono divertita tantissimo a ideare le domande, veramente mi sono divertita tanto tanto tanto. È stato divertente anche perché sono un'appassionata dei Minion e quindi mi sono divertita. Spero veramente che lo rifarete, perché sarebbe bello farlo girare un po', questo mio tag, per vedere se a voi piace o no. Fatemi sapere cosa tu con un commentino, perché sono emozionata, è il mio primo tag e mi piace tantissimo. Comunque ho finito, quindi niente ragazzi, se vi è piaciuto spolliciate, commentate qua sotto, fatemi sapere qualunque cosa, come sempre io sono a vostra disposizione, e noi ci vediamo a un altro video ragazzi, ciao ciao.